Bentrovati. Quello che si è verificato, cari amici, dopo, prima e durante Fiorentina-Napoli è davvero molto grave e va sanzionato, va punito, va stigmatizzato a tutti i livelli, per tutta la gara, cominciando almeno un paio d'ore prima. I tifosi della Fiorentina, quindi i rappresentanti della città di Firenze, i rappresentanti di tutti i quartieri di Firenze, i rappresentanti di quasi tutta la provincia di Firenze, hanno preso ad insultare con core razzisti e non solo razzisti il Napoli, i meridionali, Spalletti, Osimè per il suo colore della pelle. Per tutti i 90 minuti non hanno fatto altro che insultare i protagonisti del Napoli. Questo è scandaloso, questo è una vergogna, questo è uno scandalo, questo è uno schifo. Firenze è la fogna d'Italia, Firenze è il cesso d'Italia, Firenze è la merda d'Italia. Mi vergogno di essere italiano perché c'è una città che si chiama Firenze, una città di razzisti, di vigliacchi, di delinquenti intellettuali, di gentaglia. Ancora una volta hanno preso d'insulto in un evento sportivo, cioè una partita di calcio, lo fanno anche quando la partita di calcio non c'è, i protagonisti di una rivale in campo, di un'avversaria, di un popolo, di un ragazzo di colore. Razzisti. La FIGC, il CONI, il Ministero degli Interni devono intervenire. Adesso basta. Dove devono squalificare il campo della Fiorentina per 3 mesi minimo. Non è più possibile quello che si fa. Non si può essere permissivi. Cos'è sto fatto che a Firenze è concesso tutto? Quando va la Juventus e va il Napoli, ma anche quando vanno le altre squadre succede di tutto di più, ma con la Juventus e con il Napoli ancora di più. Vanno da scritte contro i defunti al razzismo becero, a insulti verso le madri. La madre di Spalletti è stata insultata per 90 minuti. Ma è possibile che non c'è un giudice sportivo? Ma è possibile che non ci sono gli osservatori della FIGC e della Lega che controllano questo? Ma è possibile che la stampa nazionale fa silenzio su questo schifo, su questa vergogna? Firenze è il cesso d'Italia, Firenze è la vergogna d'Italia. È inutile che il sindaco mi scrive che va trovando un risarcimento, ma risarcimento di che? È Firenze che deve risarcire tutta l'Italia. Il sindaco Nardella prenda posizione contro questo che è successo nello stadio, prenda posizione lui che è editore del Greco. Non può a fare silenzio, perché il silenzio di Nardella è ancora più grave di quello che si sta verificando nello stadio di Firenze. Il razzismo no, il razzismo va abbiurato a tutti i livelli. Cioè, Napoli che c'entra in una sfida Fiorentina-Napoli, la città di Napoli che c'entra, che è una città bellissima, che è la città più bella del mondo. Che c'entra? Ma non vi vergognate, ma non vi fate schifo voi stessi, ma non vi rendete conto di quando siete piccoli e beceri. Firenze, mi fa schifo Firenze, mi fa vergogna. Quando io ho sollevato nel marzo scorso la vergogna d'Italia Firenze, avete visto, hanno parlato i giornali, televisione, mi ha chiamato Digitalk, mi hanno chiamato trasmissioni. E io tengo il punto, perché ho ragione. Firenze è il cesso d'Italia. Dimostratemi il contrario. Dimostratemi che non è vero. Basta prendere Firenze, il comportamento degli abitanti, che poi si tramuta nel comportamento dei tifosi della Fiorentina sullo stadio. Perché non diteci che lo stadio è zona franca. Lo stadio è lo specchio della società civile di una città. Quindi lo stadio di Firenze, quel cesso è pari al cesso della città.
Firenze è un cesso intellettualmente, Firenze è una vergogna, Firenze è uno schifo, vergognatevi di essere fiorentini, vergognatevi, siete una razza di merda, quello siete. Come vi permettete di insultare le persone di colore, ma come vi permettete? Ma chi siete? Vergognatevi! Solidarietà a Osimhen, tutti i ragazzi di colore del Napoli. Solidarietà alla città di Napoli, solidarietà a Spalletti per quanto gli è successo nel campo di Firenze. Solidarietà alla società del Napoli che deve prendere posizione. L'Italia non può essere rappresentata anche in Europa da questi razzisti. Questi sono razzisti. Questi vanno annullati, vanno cancellati calcisticamente. Non possono partecipare a discipline sportive. Questo è uno schifo, è uno scandalo. È una vergogna. Firenze è una vergogna. Quello che si è verificato in Fiorentina-Napoli di domenica sera è uno schifo esagerato. Ora basta. Intervengono le autorità, perché se no questi qua si sentiranno autorizzati a farlo sempre. E nelle prossime settimane ci sarà pure Fiorentina-Juventus. Pensate un po'. Cosa accadrà? Cosa succederà? E poi la stampa metterà a tacere. Il giorno dopo tutto a tala luce e vino, tutto in cavalleria. No! Non è possibile che c'è una stampa drogata, che c'è un ordine dei giornalisti che è un disordine dei giornalisti, perché se l'ordine dei giornalisti chiamasse gli inviati sul campo di Firenze e dicessero che è successo, fateci capire. Perché non riportate lo schifo dei tifosi della Fiorentina? Venduti! Venduti siete! Siete venduti, giornalisti presenti là, se non riportate lo schifo che si è verificato. E che si verifica ogni volta. È uno scandalo. Firenze è uno scandalo. Mi fa schifo Firenze. Io non posso dire che Firenze mi fa schifo. Mi fa schifo Firenze. Mi farà sempre schifo quel dialetto. Non pronunciano la C, quella sporchia. Ma chi cazzo per che ridress? Mi fate schifo. Cioè se c'è un popolo di cui io ho un ribrezzo è Firenze. Ma davvero mi fa schifo. Ma ci sarà qualche persona per bene, ci sarà, ci mancherebbe altro. Ma nel complesso è una città di merda. Continuate a chiedere danni. Poi si vede quello che tanto. Tutta l'Italia vede che fanno nello stadio di Firenze, tutta l'Italia vede cosa c'è scritto sui muri di Firenze, lo sanno tutti, ma fra l'altro non è che fanno schifo solo a me, fanno schifo a tutti. La città è bella, ma bella che? Ma che bella che? Cioè io non mi accodo al pensiero unico, ho le palle di dirvi che è una città brutta, schifosa, attraversata da un fiume inquinato, perché non è vero, fatemi capire. Non è vero che è brutto, i Santi Uffizi, Michelangelo, Dante che lo hanno fatto andare a morire, li ha schifati Dante, li ha letteralmente schifati. Diciamo le cose come stanno. Firenze. Ma Firenze che? Ma Firenze è un cesso! È un cesso d'Italia, avete capito? Firenze è un cesso. È un cesso, un gabinetto Firenze. E stop, dopo quello che avete fatto stasera, è una conferma che Firenze è una città di merda. Di merda. Solidarietà a Napoli, solidarietà ai napoletani, solidarietà a Osimhen, solidarietà a Spalletti ancora una volta, e le autorità preposte, le istituzioni prendano provvedimenti, perché tutto questo è inconcepibile. È il sindaco che è di Torre del Greco, il sindaco di Firenze, Nardella, prenda provvedimento anche lui, perché non è possibile sopportare questa inciviltà. Firenze è una città incivile, Firenze è una città di merda.